Eccoci qui con l'assessore all'ambiente Luca Abruzzetti, a cui chiedo subito per quale motivo vi opponete ad una discarica a Pian dell'Olmo, molto brevemente. Perché le leggi esistenti non prevedono si possa realizzare una discarica in questo sito, perché il piano urbanistico regionale, la pianificazione non prevede la realizzazione di discariche in quest'area, perché siamo in prossimità del Tevere e l'autorità di bacino del Tevere già si è espressa nel marzo scorso dicendo che non esiste una barriera fra la falda sottostante la cava di Pian dell'Olmo e il Tevere, quindi ci sarebbe un rischio di contaminazione del Tevere qualora il percolato penetrasse. Ci sono delle fratturazioni sul tufo sia verticali che orizzontali, quindi è grande rischio. Già il tufo è rischioso di per sé, un rischio diciamo fratturato ha maggior diciamo, problematicità. E poi siamo in un'area diciamo, che il piano territoriale definisce come verde di continuità, quindi un'area di pregio ambientale. Siamo in un bosco, realizzare discarica a Pian dell'Olmo significa smantellare una collina, distruggere un pezzo dell'ambiente, un'area con un vincolo archeologico perché abbiamo avuto dei ritrovamenti. Sia diciamo nella fase preistorica perché c'è un ritrovamento di un daino in connessione anatomica che è l'unico esemplare in Europa, una testa di elefante antico che sono tutte e due presenti nel Museo Archeologico dell'Università di Roma, quindi diciamo un'area, e poi c'è una torre romana d'avvistamento. Tutto questo è Pian dell'Olmo, se lì si può realizzare una discarica ditelo voi. Certo, questo Paola è naturalmente anche unito credo, al traffico di camion che si creerebbe lungo la via Tiberina, giusto, assessore? Assolutamente, la via Tiberina è l'unica strada che può permettere l'accesso a Pian dell'Olmo, una strada che diciamo, è percorsa da almeno 30.000 abitanti che insistono su questa parte di quadrante, che quotidianamente si recano a Roma per motivi di lavoro o di studio.